molte difficoltà e soprattutto alla fine, quindi siamo anche mentalmente un po' stanchi, no? Però penso che tutti noi non vedevamo l'ora che fosse finita la stagione regolare per iniziare i playoff e ricominciare da capo, perché i playoff riparti da zero, non conta più la classifica, chi è avanti o chi è dietro, conta vincere domani per non essere a casa dopodomani. E quindi io onestamente sono molto carico e spero che lo siano anche i miei compagni, perché veniamo da un anno duro, ci siamo massacrati tutti, e siamo arrivati sesti, siamo riusciti ad arrivare sesti, e vuol dire che qualcosa di buono in questo gruppo c'è, perché con le difficoltà che abbiamo avuto molte squadre sarebbero a fare play-out. Ma la costanza nei playoff sì, è sicuramente una cosa fondamentale. Diciamo che se nell'arco di un campionato hai alti e bassi, puoi sempre sopperire ai bassi, no? Invece nei playoff, se già all'interno di una partita hai un buco di 5 minuti, diventa dura. Quindi sicuramente la costanza. Per quanto mi riguarda, sì, sono stato uno dei giocatori del rendimento più costante, non lo so, io cerco sempre di fare il massimo, poi ci sono partite in cui ci riesco, partite in cui non ci riesco. Chris Mortellaro è un giocatore sicuramente che a questi livelli, è diversi anni già a questi livelli, ha fatto vedere ottime cose. A noi ci mancava qualcuno che rimpiazzasse Albi, anche se obiettivamente Albi per noi era un giocatore troppo fondamentale, perché per le sue caratteristiche tecniche umane era veramente il perno di questa squadra. Quindi, però arriva lui, è un ottimo giocatore, ci darà una mano. A Mantova è sicuramente una squadra di alto livello, ce l'ha dimostrato tutto l'anno, ha ottimi giocatori, i giocatori hanno fatto finali, anche hanno vinto campionati, molta esperienza, in più ora hanno preso due americani in più, che sono due americani ottimi, e quindi a nomi sono una corazzata, però come abbiamo visto la storia ci insegna, con i nomi non sempre si vince, no? A volte ci vuole altre cose, quindi sicuramente sono impressionato dal roster che ci ha mandato, perché penso sia uno dei più forti, però noi sappiamo quello che possiamo dare e quello che dobbiamo fare, quindi sono convinto che ce la possiamo fare. L'anno scorso abbiamo fatto i playoff in un crescendo, abbiamo fatto tutto l'anno in un crescendo, poi siamo arrivati ai playoff e ci siamo esaltati. Quest'anno è stato un po' diverso, siamo partiti benissimo, poi abbiamo avuto infortuni, siamo andati sempre un po' calando, poi ci siamo ripresi, poi altri infortuni, è stato un altalenarsi di momenti, però sul piano fisico penso ora, con l'aggiunta di Bruno e di Mortellaro, riusciremo a avere rotazioni più spesso e a riposarci anche un po' di più, quindi questa è stata sicuramente una stagione travagliata da questo punto di vista, però ora non c'è più da pensare a quello che è stato, c'è da pensare a domani, che si gioca a Mantova e basta.